via come entrare una partita per salire un'altra volta e sinceramente fa male a me, farà male sicuramente alla squadra e onestamente nonostante il grande merito di Pistoia diciamo che la potevamo portare a casa un po' prima di arrivare qui. Sinceramente c'è chiaramente da sottolineare la gran partita di Michael Hicks che ci ha messo in grande difficoltà sia contro diciamo così il pari ruolo e quando noi abbiamo provato comunque a tenerci due lunghi addosso e la gran partita di Grace poi nel secondo tempo. Dal canto nostro abbiamo perso il ritmo a metà del terzo quarto in maniera abbastanza diciamo così un po' sciocca da parte nostra, ci siamo un po' soffermati troppo su alcune fischiate arbitrali pensavano magari i ragazzi che ci stessero punendo un po' troppo, in realtà era la nostra energia che per un momento è calata, è aumentata quella di Pistoia e lì c'è stato un attimo di sbandamento la partita, credo che poi l'abbiamo fatta, onestamente se becchiamo l'ultimo rimbalzo del regolamentare l'avevamo vinta, penso anche con merito, insomma, Pistoia l'ha portata via con merito, quindi niente, c'è poco da dire, cioè, sono meritatamente primi in classifica e noi mastichiamo amaro anche oggi e nulla, mi spiace. Ditemi voi se avete detto. Nell'overtime, dopo il timeout che hai chiesto al fine, c'è stato più subito il fallo su Meini, era una scelta? Sì, abbiamo deciso con lo staff di non sottoporci al fatto che loro potessero fare un tiro per vincere la partita o per impattarla magari negli ultimi secondi, scelta che poi non ha pagato perché gli abbiamo passato la palla in mano e quella sta lì, insomma, cioè, sai, io vedo, cioè, se uno ce l'ha in mano la palla, insomma, la perde magari per 5 secondi, cioè. Però insomma, ecco, siamo stati forse poco aggressivi, loro sono stati più aggressivi e niente, quindi abbiamo perso regalandomi una palla in mano, questa è la sostanza, poi è chiaro che vorremmo pensare insomma che come tanti uno contro uno giocati magari qualche tiro in più potevamo anche averlo tirato sinceramente, però siamo stati insomma bravi in certi frangenti a giocarla in maniera molto più fluida, altre volte siamo stati un po' troppo impastati e troppo fermi, però alla fine la differenza la fa quel rimbalzo, quelle due o tre palle contese che erano per terra e l'hanno prese loro, una partita così, una partita che finisce 1-2, c'hai chiaramente degli episodi che non sono l'ultima rimessa o fallo, sono un rimbalzo perso, una palla vagante loro hanno preso e non abbiamo perso, un tiro magari che entra e esce, queste sono le cose, sinceramente la partita la devi far prima, noi l'abbiamo fatta per un ritratto, ci siamo fatti un po' scappare di mano il controllo del gioco e questo chiaramente ha prodotto il recupero di Pistoia, sono andati avanti, poi alla fine ci siamo dovuti inseguire noi, siamo stati forse all'inizio un po' troppo frettolosi nel voler recuperare per forza qualcosa subito e quindi abbiamo perso un po' di tempo, poi quando siamo ritornati avanti sinceramente abbiamo riuscito a fare qualcosa di decente, però ripeto, cioè, sono delle piccole cose, uno contro uno che tieni invece non tieni, un rimbalzo che prendi o non prendi, perché di uno di due è questa la differenza. Senti Giulio, rispetto alle altre due sconfitte in casa, direi che la partita è stata abbastanza diversa anche nel vostro atteggiamento, stavolta la partenza è stata di livello, nel senso che sono partite anche bene loro, sì, sì. Avete retto botta subito all'inizio. Avete perso un po' il filo del gioco come dicevi a metà partita? Ma del terzo quarto, sì, un po' alla fine del secondo quarto ci ha
dato energia nell'intervallo. Chiaro, finisci di 10 non cambia niente, però ti dà qualcosa. Penso che a quel momento lì ci poteva anche stare quel divario tra noi e loro. Dopo in realtà hanno giocato meglio loro e ci hanno mangiato il vantaggio, sono andati avanti giocando con energia, aggressività, con maggiore raziocinio. Quando noi ci siamo visti rimontare e superare, abbiamo un attimo perso la bussola. Quando l'abbiamo ripresa non era tardi, però insomma poi alla fine quando l'abbiamo perso. E il terzo quarto, come pensavo, prima stava un po' stanco, ma intanto ti mettiamo fuori come pensavo un pochettino, no? Non so, io se ti avessi tirato fuori un giocatore che tira un 70% dal campo e 39 punti e 40 di valutazione, io sinceramente non lo tiravo fuori. Ma per un semplice motivo, perché lo conosco abbastanza, non mi sembra arrivato alla fine stanco, perché che lo abbia fatto, non so, tra il supplementare l'ultimo minuto e mezzo ha segnato quasi solo lui, quindi non la vedo come un momento di stanchezza. Sinceramente nel momento di maggior pressione loro magari qualche cosa gli è scappato anche a lui, però nel senso che sia il nostro giocatore punto, che è un punto di riferimento, è una cosa importante. Io penso che se Graves non avesse fatto tre falli gioca per 34 minuti, insomma, sarebbe stato contento anche Paolo di aver mancato. Senti Giulio, banalizzando un po', ma che cosa deve fare questa squadra per vincere in casa? Un punto più degli altri, cioè, banalizzando, deve essere così, nel senso, conservativo. Cosa deve migliorare? Cosa deve migliorare? Noi dobbiamo essere un po' più solidi in difesa nel momento in cui andiamo in attacco un po' in confusione. Sinceramente questa è un po' la cosa, può essere questa, cioè, senza altro cosa da sistemare, comunque una squadra, penso anche ai grossi margini, oggi comunque Ferrero un po' in campo c'è stato, quindi voglio dire è già un passo avanti e quindi nulla, cioè, questa è la cosa. Io non penso che noi possiamo fare più di tanto, cioè, dobbiamo lavorare, migliorare, poi le partite sono dei episodi, quindi ti gira una volta a favore, ti gira una volta contro. Onestamente ora ci sta girando un po' contro, e va bene così, insomma, tanto il campionato è lungo, siamo all'ottava giornata, sarà qualche volta ci gira a favore, insomma, sinceramente. Però bisognerà essere bravi, più bravi a prendere le occasioni, questo sì. Quando ci saranno non dovremo lasciarle passare. Oggi secondo me era passata, perché se noi prendiamo il rimbalzo in difesa su Borra circa un minuto dalla fine e l'ultimo del quello che Fiorello ha segnato là sotto, lì nel momento c'era, se sarà in 3 o 4 lì, cioè, esci di testa.